Check. Per chi preferisce questo tipo di soluzione, la B-Side 600 è disponibile anche in versione combo. In pratica si tratta dello stesso ampli che abbiamo utilizzato negli altri video, con le stesse identiche features. Ciò che rende unico questo combo sono alcune soluzioni interessanti ed innovative che riguardano proprio il suono e la trasportabilità. Da un combo di queste dimensioni ci aspettiamo normalmente un cabinet equipaggiato o con un cono da 15 pollici o con due da 10, ma c'è un problema con entrambe le configurazioni. Quello equipaggiato con il cono da 15 pollici avrà sì delle belle basse, però sarà poco definito sulle medie e sulle medio-alte, mentre la 2x10 avrà delle medio-alte giuste, ma mancherà dei bassi che ci servono per avere quella definizione e profondità tipica della quinta corda. Il cabinet del combo Fruity B-Side 600 è equipaggiato con due coni da 10 pollici, un tweeter e un ulteriore cono da 12 pollici che sfoga orizzontalmente verso un bass reflex che funge da sub. Questo conferisce una maggiore profondità e definizione alla gamma medio-bassa, impensabile rispetto a quello che ci aspetteremo da un combo di queste dimensioni. Altra caratteristica interessante del combo Fruity B-Side 600 è la possibilità di rimuovere l'ampli dal cabinet. Questo risulta particolarmente comodo se per esempio ci troviamo a suonare dove le casse sono già presenti, oppure se ci troviamo in studio e vogliamo avere la testata con noi in regia e la cassa in sala di ripresa, o più semplicemente se vogliamo riporre la testata nella gig bag e trasportare ampli e casse in maniera separata. Possiamo vedere che il combo Fruity B-Side 600 è dotato sia di un trolley che di ruote e di scivoli. Tutto questo ne facilita enormemente il trasporto e il caricamento. In definitiva, come per la testata, ho notato con molto piacere che Fruity ha avuto un occhio attento alle esigenze del bassista che si muove sia live che in studio.